La Polizia di Stato e la Polizia Giudiziaria Federale belga nella decorsa notte hanno eseguito un'operazione di livello internazionale che ha permesso la cattura di numerosi soggetti ritenuti responsabili a vario titolo del duplice tentato omicidio nei confronti di Maurizio Di Stefano e Carmelo Nicotra, porto abusivo di armi, danneggiamento e ricettazione, reati consumati il 23 maggio 2017 a Favara in provincia di Agrigento. Le investigazioni hanno fatto luce sulla faida che dal 2015 al 2018 ha insanguinato le strade di Favara, Liegi e dintorni, contando infine 5 omicidi e 5 tentati omicidi, alcuni dei quali mai denunciati. Grande applauso al lavoro svolto dagli investigatori che pazientemente 4 anni, per 4 anni consecutivi hanno ricostruito i puzzle del mosaico, tanto da dare nome all'operazione proprio per questo, e hanno lavorato con grande professionalità, grande sinergia con la polizia belga, con Europol e Eurojust, e grande applauso chiaramente non solo agli uomini ma alla Procura, Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha coordinato in maniera brillante le operazioni, facendo, quindi permettendo oggi questo importante risultato e facendo un po' scemare quello che è l'allarme sociale che solitamente deriva da tutti questi gruppi armati e organizzati che, come si vede anche dalle armi ritrovate, hanno una potenzialità offensiva molto alta sul territorio. Per la prima volta dopo l'introduzione della specifica norma, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo proponeva mediante Eurojust la creazione di una Joint Investigation Team, ovvero una squadra comune internazionale di investigazione con competenza su tutti gli stati partecipanti. L'operazione portata avanti questa notte ha permesso la cattura in Belgio di 3 soggetti in esecuzione di altrettanti mandati di arresto europeo. Per queste catture si è avuta la collaborazione anche delle procure di Liegi, Bilsen e La Louvière. 4 soggetti invece sono stati catturati a Favara. Sono state inoltre eseguite 15 perquisizioni con l'impiego di 100 poliziotti italiani e belgi, del personale del reparto prevenzione e crimine del reparto volo di Palermo e unità cinofile di Catania e Palermo. Questi gli arrestati: Antonino Bellavia del 72, Calogero Bellavia dell'89, Calogero Ferraro del 78, Carmelo Nicotra dell'82, Gerlando Russotto dell'89, Carmelo Vardaro del 76, Vincenzo Vitello del 56. Per i reati a vario titolo di duplice omicidio aggravato, illegale detenzione e porto di armi in luogo pubblico, furto aggravato, ricettazione, favoreggiamento, traffico di sostanze stupefacenti, danneggiamento seguito da incendio ed estorsione aggravati per avere commesso il fatto avvalendosi delle modalità tipicamente mafiose. Antonino Bellavia, Calogero Ferraro, Carmelo Nicotra sono stati catturati in Belgio a cura del team congiunto tra la polizia italiana e quella belga, in esecuzione 3 mandati di arresto europei emessi, mentre nel corso dell'operazione sono state sequestrate una pistola in Belgio al Nicotra e 3 in Italia a Michelangelo Bellavia. Per tali armi illegalmente detenute, quest'ultimo è stato tratto in arresto. Le indagini avviate dalla DDA di Palermo hanno permesso inoltre di ricostruire l'evoluzione e le condotte delittuose di una consorteria inizialmente coesa, ma che per vicende legate alla gestione dei traffici illeciti subiva una scissione, generando la creazione di 2 gruppi contrapposti. Gli investigatori hanno ricostruito anche la dinamica del primo evento delittuoso, verificatosi a Leggina a settembre del 2016, ai danni di Mario Jakelic, deceduto, e di Maurizio Di Stefano. Nel proseguo delle indagini ritenevano di individuare nell'uccisione di Carmelo Bellavia, detto Melo Carnazza, avvenuta il gennaio 2015 a Favara, l'origine della faida. Perché praticamente dopo l'omicidio di Jakelic, cioè il tentativo omicidio di Maurizio Di Stefano in Belgio, abbiamo subito avviato attività investigativa e in quell'occasione abbiamo fatto riferimento alla Procura di Roma perché si trattava di un reato di italiani, in danno di italiani all'estero. Quindi in questo caso è competente la Procura di Roma. Abbiamo avviato l'attività investigativa e da allora non l'abbiamo mai mollata. Abbiamo avuto il grande conforto di Europol, Eurojust, la DDA di Palermo, la Squadra Mobile di Palermo, lo Servizio Centrale Operativo, la Polizia Federale Belga, in particolare quella di Liegi, ma anche di altre procure. Quindi è stata veramente un'attività molto articolata, che abbiamo riassunto e sublimato in una JIT, che sarebbe questa squadra investigativa internazionale, con continui scambi di informazione, continui scambi di
personale e le attività sono state sempre confrontate. Quindi la nuova frontiera di questa tipologia di attività investigative sta proprio nel fatto di coordinare personale di polizia e magistrati di diversi stati. Quindi un grande applauso a tutti gli attori intervenuti in questa attività investigativa, che ci ha permesso sì di individuare esclusivamente un'ordinanza di custodia cautelare per un episodio che abbiamo ridefinito duplice tentato omicidio, però abbiamo fornito numerosi elementi per quello che riguarda gli accadimenti di omicidiari o di tentati omicidi che risalenti nel tempo. Articolata e complessa indagine, svoltasi attraverso un'attività tecnica, riscontri probatori anche nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, assunzioni di prove all'estero, accertamento medico-legale e scientifici, hanno permesso di ipotizzare la presumibile dinamica riguardo 5 omicidi e 5 tentati omicidi, accadutesi e succedutesi nel tempo tra Liegi e Favara, nell'ordine l'omicidio in danno di Mario Gekeli, contestuale tentato omicidio in pregiudizio di Maurizio Di Stefano, avvenuto a Liegi il 14 settembre 2016, l'omicidio di Carmelo Ciffa, avvenuto il 26 ottobre 2016 a Favara, l'omicidio di Baldassarre Sorce a Slessin, sobborgo di Liegi, il 3 maggio 2017, il tentato duplice omicidio in pregiudizio di Carmelo Nicotra e di Maurizio Di Stefano del 23 maggio 2017 a Favara, quindi l'omicidio di Emanuele Ferraro verificatosi sempre a Favara l'8 marzo 2018. L'operazione denominata Mosaico ha permesso quindi di ricostruire tassello dopo tassello le dinamiche criminali, oltre che della faida operante tra la provincia agrigentina e il Belgio, e raccoglie elementi decisivi in riferimento alla gestione del traffico di stupefacenti e in qualche occasione di armi sull'asse Italia-Belgio. Quindi questa famosa, come si può dire, sembrerebbe botte e risposte, questi continui attività di spara di omicidio, di omicidi, abbiamo avuto la nostra ricostruzione logica che è stata confortata dalla procura e in qualche maniera anche accolta dal GIP, se non il quale non ha prudentemente ritenuto che vi fossero elementi per la misura cautelare a carico di altri soggetti per gli altri episodi criminali, ma in realtà queste persone comunque sono, alcuni di questi risultano indagati e quindi ci sarà un processo a loro carico. Elementi che la Procura di Palermo, la Direzione di Settore Antimafia e la Procura Federale di Liegi sono riusciti a compendiare in una unica informativa che è stata sottoposta al vaglio del giudice per le indagini preliminari. In fase cautelare ha accolto dal punto di vista cautelare una sola ricostruzione, però se scorrete le pagine della misura è chiaro che si è probabilmente ricostruita una faida che ha insanguinato questi territori per diversi anni. Abbiamo dato un impulso con il nostro servizio, soprattutto per l'attività di cooperazione internazionale con joint venture, praticamente con la GIT, con i colleghi del Belgio, e sono state effettuate ovviamente una serie di riunioni, attività investigative, per poi dopo arrivare alle catture e fermare queste persone anche in Belgio, dove, come ho già detto prima, giovano praticamente di una legislazione diversa da quella italiana, dove possono chiaramente commettere reati anche con tipici aspetti mafiosi.